una grande manifestazione oggi, quali numeri prevedete? Ma al di là dei numeri, intanto i numeri ci sono qua, Sciacca ha risposto, Memphis è per strada e sta arrivando, ci sono delegazioni di quasi tutti i comuni, anche se ci sono state delle condizioni, delle pressioni avverse alla partecipazione alla manifestazione, cosa che io condanno enormemente perché è una cosa sbagliata, perché la manifestazione e la battaglia di oggi è la battaglia non di parti, di organizzazione, di categoria, ma è del mondo agricolo, perché il grido di allarme e di aiuto che il mondo agricolo deve gridare deve essere unico, al di là della sfaccettatura che ci può essere nelle iniziative oggi, domani o dopodomani, e dico questo per dire che anche la manifestazione di oggi non è una manifestazione risolutiva, ma sicuramente è una manifestazione che tiene a nudo tutta quella che è la problematica del mondo agricolo, perché non c'è incidenza né sui costi, nemmeno sulle vendite. La Coldiretti e l'ASA hanno rinunciato a manifestare oggi, ma anche i sindacati hanno rinunciato a manifestare alla marcia su Roma. Come rispondete a questa spaccatura? Noi per quanto ci riguarda non ne sottolineiamo nessuna spaccatura, la Coldiretti ha una strategia sindacale, una strategia di impegno che rispettiamo, è legittima, diciamo, quello che vuole fare. Noi sottolineiamo solo una cosa, che per quanto riguarda, diciamo, la lotta del mondo agricolo e le insofferenze che ci sono, sarebbe meglio a nostro giudizio farla in maniera unitaria, partendo dalle cose che ci uniscono e poi in seguito ognuno fare le iniziative rispetto alle cose che ci separano, ma questo al di là del merito, delle ragioni che noi crediamo anche assieme ad altri, compresa anche la Coldiretti, al di là di questo resta sempre un fatto, diciamo, che la lotta deve pagare e la lotta sicuramente non finisce qua. L'ASA, io non so cos'è l'ASA. Molti pensano che i sindacati proteggono troppo i propri privilegi e invece pensano poco alle reali esigenze dei piccoli agricoltori. Cosa risponde? Forse è vero. Vero, però è una verità a metà, nel senso che le difficoltà che la politica impone, le difficoltà, diciamo, di ordine economico frenano, diciamo, le risposte che si dovrebbero dare e che si potrebbero dare, per come c'è anche un freno sulla risposta su una concezione europea, governo nazionale, governo regionale, ci vorrebbe più sintonia, più armonia. In questo senso noi poi salutiamo bene l'ASA e salutiamo bene anche altri comitati spontanei, perché sono anche il sale di una battaglia che va fatta unitariamente. In questo senso poco fa ho fatto quella battuta io, perché quando dico, se non mi contraddirei, quando dico questa è una battaglia del mondo agricolo, significa che ognuno di noi con le proprie sfaccettature, con il proprio impegno, lotta per lo stesso obiettivo, quello del benessere e di un futuro dell'agricoltura. Anche la politica regionale deve essere vicina al mondo dell'agricoltura, quali possono essere le misure di intervento? Certamente, la regione Sicilia, l'agricoltura è un settore portante assieme a tutti gli altri settori produttivi dell'economia siciliana. Occorrono interventi immediati e strutturali, perché la crisi del settore agricolo è una crisi di carattere strutturale. Alcune misure possono essere fatte dalla regione, in particolare per quanto riguarda il credito, ma anche per quanto riguarda la possibilità del ripianamento dei debiti aziendali. Già nella finanziaria scorsa avevamo inserito in finanziaria, su proposta del Partito Democratico, alcuni articoli che riguardavano gli interventi sulle masse debitorie, quindi sulle scoperture delle banche, eccetera, soltanto che il governo della regione questa iniziativa legislativa non l'ha notificata alla Comunità Economica Europea, quindi le norme sono rimaste inapplicate. Quindi noi auspichiamo che intanto si intervenga immediatamente, e questo lo deve fare il governo della regione, ma altre misure possono essere fatte, in particolare quelle che riguardano gli interventi dal governo nazionale sull'accise, di equiparare per esempio il settore dell'agricoltura al settore della pesca, sulla fiscalizzazione sia previdenziale sia fiscale, quindi per quanto riguarda gli oneri contributivi, ma anche sull'acquisto delle macchine agricole, quindi sull'esenzione dell'IVA, così come avviene nel settore della pesca, anche l'agricoltura può essere assimilata. Ci vuole un intervento forte, cominciando a discernere chi ha responsabilità di governo, chi governa il nostro paese, chi governa la nostra regione e chi invece ha responsabilità di fare da pungolo. Certamente come Partito Democratico viviamo questa tensione che c'è attualmente in un settore portante dell'economia e siamo lì pronti a sostenere qualunque iniziativa dia una risposta concreta, anche perché questa Sicilia vive prevalentemente di agricoltura, di pesca, di turismo, e senza l'agricoltura, senza la pesca, questa nostra regione rischia il collasso da un punto di vista economico. Oggi la manifestazione organizzata dalle organizzazioni professionali serve
per portare avanti una piattaforma che è già stata sottoposta più volte nelle commissioni di merito, ma abbiamo visto una sorta di sordità da parte del governo della regione, il quale non è venuto nelle audizioni, nelle commissioni parlamentari di merito a dare risposte concrete e a sostenere queste tematiche. Mentre il ministro Zaia difende l'agricoltura del nord, qui tipo che siamo cittadini di serie C, non addirittura di serie B ma di serie C. Allora bisogna risposte concrete, se si vuole si può fare. Noi siamo qui per proporre, per portare avanti le iniziative, tenendo conto che oggi chi ha la responsabilità di governo non si può sottrarre a un intervento immediato e solerte nel mondo agricolo. Una bella manifestazione oggi. Speriamo. Speriamo che risolviamo qualche cosa. Cosa volete voi dal governo regionale? Che si sistemi un po' tutto. Ma non sperate che il comparto agricolo fosse un po' più unito? È normale, certo. Speriamo si risolva qualcosa, al più presto. Voi siete andati a Roma? No, io no. E neanche io. Dobbiamo lottare per il nostro paese. Perché andando a Roma si fa qualcosa, ma dobbiamo scioperare ognuno nel nostro paese. Ma perché secondo lei l'agricoltura è in crisi? È perché arrivano questi prodotti da fuori. Tutti i prodotti arrivano da fuori e noi saremo sempre in crisi. Si deve sistemare al più presto la situazione. Oggi siete tutti in marcia per Sciacca, una bella manifestazione. Direi ottima manifestazione, però deve essere ancora più sentita dagli agricoltori. Non tutti hanno partecipato allora? Diciamo di sì, non tutti, perché non siamo solo questi quelli che lavoriamo nel settore agricolo. Specialmente mancano tanti giovani, che ce ne sono pochi, però quei pochi che ci sono ne mancano tanto già. Arrivano adesioni anche dai paesi limitrofi? Sì, ci sono già amici miei di Caltabellotta, di Ribera, di Villafranca e tutte. Ma come risolvere questa crisi al di là delle manifestazioni? Con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dei nostri politici e dei nostri amministratori che abbiamo portato fino in alto, però si dimenticano dell'agricoltura, che è un settore basilare portante dell'economia saccense e della Sicilia, e bisogna anche a volte rendersi conto che se muore l'agricoltura muore tutto, perché quello che mangiamo, il pane, la carne, viene dall'agricoltura, non viene da nessuna parte, non viene dal supermercato dove lo compriamo. Oggi siete tutti in marcia per Sciacca? Sì. Siamo per...